E ben ritrovati di nuovo su Review You. Oggi vado a recensire per voi questo powerbank della Anker, marchio noto per i powerbank e non solo. Non è il primo che acquisto, ne ho già acquistato uno di cui ho fatto già una recensione anni fa, più capiente in termini di appunto energia, quindi si potevano fare molte più ricariche di questo. Questa è la custodia dell'altro, adesso non so dove è finito, comunque ce l'ho da qualche parte. E questo qua è il fratellino minore. Allora, vi dico già che c'ha come informazioni, come dati, 5 volt, amperaggio 2.4 e dimensioni sono 9.2 x 6 x 2.2 centimetri di altezza. Davvero compatto, questa è la mia mano, a confronto è piccolissimo ed è ideale secondo me per quelle ricariche di emergenza quando siete, diciamo, all'esterno. Lo vado ad aprire con voi direttamente in questo momento e vi dico anche che l'avevo già acquistato per fare un regalo in passato, quindi devo dire che è davvero un ottimo prodotto, anche sentendo il riscontro di chi l'ha ricevuto. Link in descrizione ovviamente di questo prodotto che sono da recensire nello specifico, ma vi linko magari anche l'altro powerbank che non so se ancora lo producono, ma penso di sì. Come vedete c'è scritto comunque che c'ha la possibilità di ricarica rapida, non male, 18 mesi di garanzia, poi ovviamente se lo comprate su Amazon avete tutta la garanzia rimanente. Potete fare, leggo dalla pagina di Amazon, con un iPhone X 2.4 ricariche, quindi non male, con un iPhone 8 3.6 ricariche, mentre con un Samsung S9 2.2 ricariche totali, quindi non è male. Abbiamo un fogliettino, vabbè, questo è di soddisfazione, sei soddisfatto, no, con l'acquisto. Come vedete c'è anche qui la custodia. Com'è che si va a aprire adesso? Hanno queste confezioni che a volte devi veramente ingegnarti per aprirle. Allora, se riesco a toglierlo, abbiamo la custodia che come vedete è identica a quella del fratello maggiore, comodissima, quindi ve lo portate in giro con i fori, è in una tela, diciamo, come materiale. Il cavettino per ricaricare il power bank, questo serve solo per ricaricare il power bank. Andiamo a vedere al volo il fogliettino che ci dice essenzialmente non tanto, ecco, alcune indicazioni brevi. Comunque, come vedete, vi fa vedere che potete attaccare il caricatore, il cavetto per ricaricarlo in questo foro, ma adesso ve lo faccio vedere io perché sennò cosa ci sono qui a fare. Allora, andiamo a spacchettarlo insieme. Tiriamo fuori ed eccolo qua. Materiale nero, semplice. Le indicazioni di conformità. E abbiamo il simbolo della ricarica veloce, ovviamente deve essere disponibile, cioè il dispositivo che andate a ricaricare deve essere predisposto, se no non avviene. Abbiamo l'entrata USB per attaccare il cavetto e poi andare a, ecco qua già mi stavo confondendo, avete il foro per attaccare il cavetto, che vi permette poi di andare ad attaccare l'uscita USB su un alimentatore o comunque su un ingresso USB per caricare il powerbank. Quindi in questo caso andate a caricare il powerbank, mentre qua dove c'è appunto l'entrata USB andate a caricare il telefono. Facciamo la prova al volo. Allora, vado a prendermi il cavetto, dello smartphone, lo attacco qua, ok, e vado ad attaccarlo al telefono. Quindi questa è un'uscita USB-C. Come vedete lampeggiano
cioè lampeggiano, si illuminano le lucine per indicare il livello di carica, di capacità che c'ha in questo momento il powerbank, e si vede ovviamente l'indicatore di carica. Eccoci qua. Ovviamente per vedere sempre in tempo reale com'è la ricarica, che punto è, schiacciate questo tasto al lato. Un'altra cosa, in alcuni dispositivi non sempre succede che quando attaccate si ricarica il dispositivo, quindi è necessario che andiate a schiacciare una volta. Non so perché, ma in alcuni dispositivi appunto è necessario che voi schiacciate comunque una volta prima che la corrente venga trasmessa al vostro dispositivo e lo ricarichi. Secondo me è davvero compatto, piccolo, poi due ricariche comunque penso che le fate senza problemi, indipendentemente dal dispositivo. Se volete ovviamente un power bank con più capacità, ce ne sono di diversi modelli, anche della Anker, io mi sono sempre trovato bene e nel corso degli anni sono sempre durati in termini di ricariche. Se avete qualsiasi domanda non esitate a pormela, link in descrizione del power bank che avete visto qui nel video quest'oggi, e ci vediamo alla prossima review.